nostra Italia bella, libera, giusta. Oggi sarà una giornata piena di energia e questo grazie a voi che siete arrivati in migliaia per festeggiare il ritorno alla vita e al lavoro. Ci saranno protagonisti di vita reale e insieme a loro vi racconteremo come gli italiani si stanno rimboccando le maniche per avere un paese più forte e più giusto. Voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo sulle piattaforme Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Ma prima di iniziare vorrei che mi raggiungesse sul palco una persona straordinaria, un'amica di tutti noi, Annalisa Minetti! Cosa hai provato a cantarlo? Perché è una bella responsabilità. Io devo dire la verità, ogni volta che canto quest'inno sento che si rievoca in me chiaramente l'orgoglio di essere italiana, la nostra dignità, e credo che fondamentalmente rappresenti la capacità degli italiani di vedere il disagio come opportunità. Bravo. E adesso questo è il nostro momento e lo dobbiamo dimostrare. Grazie. Grazie, grazie mille a voi. Grazie. A dopo. Abbiamo capito quali saranno le emozioni che vivremo oggi in questa giornata, però è arrivato il suo momento, il momento del padrone di casa, del nostro ospite, il leader della Lega, Matteo Salvini! Grazie a tutti, è un po' una roba da matti trovarsi un sabato pomeriggio con 40 gradi, molti saranno rimasti a casa dicendo avete ragione, però andate avanti voi, fate sentire a chi è a casa che cosa si sta perdendo l'entusiasmo di questa piazza.
la prima grande, pacifica, controllata, sicurata, mascherinata manifestazione dopo un anno di paura. Io oggi pomeriggio, tu sono capitano. Oggi pomeriggio su questo palco ci sarà l'Italia vera. Cosa vuol dire prima l'Italia? Vuol dire ad esempio, anche molto semplicemente, che ovviamente ci sono degli interventi che avevamo organizzato, però ci hanno contattato alcuni lavoratori oggi pomeriggio che sono in piazza da giorni per difendere il loro posto di lavoro, e quindi noi alla faccia della scaletta facciamo salire questi lavoratori, perché noi per prima l'Italia noi intendiamo prima il lavoro della nostra gente, prima il lavoro delle italiane e degli italiani che vengono prima di tutto e di tutti. Prima l'Italia significa mettere l'amore per il paese davanti all'interesse per il partito. E quindi io invito i ragazzi, venite su. Io prima di cominciare con le testimonianze che avevamo preparato do la parola a Daniele, che ho conosciuto per la prima volta mezz'oretta fa, quindi magari non è normale da partito normale fare una roba del genere, ma quando arriva il grido d'aiuto da parte di qualcuno che sta rischiando di perdere il posto di lavoro e la famiglia, la politica deve dare voce e spazio innanzitutto a loro. Quindi, dando la parola a Daniele, do la parola alle tante lavoratrici, ai tanti lavoratori che stanno combattendo per salvare il loro posto di lavoro in tutta Italia. Bravo! Anche in questo caso da quelle multinazionali che fanno business in Italia, sfruttano in Italia e poi vanno a pagare le tasse dall'altra parte del mondo. Ne abbiamo le palle piene. Bravo! Chi lavora in Italia e fa affari in Italia fa il piacere di pagare le tasse in Italia. La parola a Daniele. Buonasera a tutti, mi chiamo Daniele, come ha detto il senatore, ringrazio molto perché ci ha dato visibilità, finalmente abbiamo visibilità, non siamo più messi da parte, ma dopo 21 anni vogliono cancellare il nostro lavoro da professionisti, da italiani che abbiamo fatto sul campo, abbiamo reso grande l'IKEA, gli abbiamo dato il nostro servizio, il nostro apporto, lo sanno molto bene questi signori, sono 12 giorni che scioperiamo, non si fanno sentire, inoltre questa applicazione che hanno tirato fuori dalla California, come diceva il senatore prima, pagano le tasse in California e vengono qui in Italia, noi compriamo la loro merce, ma siamo cancellati, noi siamo cancellati dalla loro istituzione, quindi io noi in questo pomeriggio vogliamo dire che noi ci siamo e sempre ci saremo, perché il diritto al lavoro è importante, perché nessuno ce lo può togliere e sicuramente saremo appoggiati da voi, sentiamo il vostro calore, sentiamo la vostra presenza, ecco perché il senatore è stato molto attento al nostro grido e per questo noi lo ringraziamo, ringraziamo voi qui presenti, sappiamo che questo è soltanto l'inizio, è un'apriporta a quello che accadrà a questa nostra nazione, perché noi vogliamo rilanciare la nazione, con cosa? Con il lavoro, vogliamo che il lavoro sia fondamentale per tutti, sia un diritto inalienabile, assolutamente per tutti quanti, quanti precari ci sono qui, quanti ce ne sono e noi lottiamo anche per loro, stiamo dando i nostri giorni non pagati proprio anche per voi, vi ringraziamo tutti quanti. Mi sembrava un dovere dare voce a questi padri di famiglia, perché l'Italia non può più essere una colonia o un campo profughi. L'Italia è il paese più bello del mondo e il diritto al lavoro e il diritto alla vita non si toccano. A proposito di lavoro, Roma oggi vi accoglie, vi ospita, una città eterna, una città straordinaria, e noi abbiamo affidato nelle mani di un uomo e di una donna, a nome di 60 milioni di italiani,
il futuro, la pulizia, il decoro, la sicurezza, la bellezza di questa straordinaria città per archiviare anni di malgoverno del PD e dei 5 Stelle. Fate un grande applauso a Enrico Michetti e Simonetta Matone, che restituiranno Roma ai romani e non alle lobby o agli amici degli amici. Eccoli qua. Lascio prima a Simonetta, poi a Enrico l'onore e l'onere da padroni di casa, contando che la prossima manifestazione verrà salutata dal sindaco e dal prosindaco, il destino di quella che è deve tornare a essere una città che ci invidiano in tutto il mondo. Dai, Allora, mi hanno detto di essere sintetica, quindi parlerò 4 minuti. Ecco. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Grazie. Comincio parlando di me. Io non sono razzista, io non sono omofoba, il mio percorso personale e professionale lo dimostra. Ho passato tutta la vita nelle istituzioni, e voi lo sapete perché ci sono tanti che hanno lavorato con me, mettendo al centro le regole e il rispetto dell'altro. E perché ho deciso di candidarmi? Ho deciso di candidarmi per mettere la mia esperienza e la mia disponibilità al servizio di chi vive a Roma. Roma non può essere mafia capitale, semplicemente perché non lo è. Nonostante, perché la stragrande maggioranza dei cittadini non lo è, nonostante le difficoltà del vivere quotidiano, Roma non deve essere una città in cui sia un incubo vivere, ma un orgoglio e una gioia. Non mi piace la parola sfida perché è inutilmente retorica. Ma la nostra discesa in campo, come direbbe Berlusconi, a cui va il mio saluto, la mia e quella di Enrico Michetti lo è. Noi abbiamo bisogno di grandi capacità personali. Perché dico questo? Perché la più grande idiozia del nostro tempo è lo slogan «Uno vale uno». Non è vero! Brava! Questo va bene sul piano dei diritti e dei doveri, non su quello della professionalità. Uno vale uno ha permesso agli incompetenti di occupare i gangli del potere e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma non parlerò di chi ora è al comando di Roma, perché per mio costume io non attacco mai le donne. Noi abbiamo bisogno di meritocrazia vera, non raccomandatoria, ed è quello a cui facciamo appello per chi ci vorrà aiutare in questo progetto. Noi abbiamo poco tempo per disinnescare un ordigno nucleare che si chiama disagio e depressione giovanile, provocato dalla mancanza di socialità e dall'insegnamento a distanza, lontano dalle aule scolastiche. Alcune micce sono già accese e lo abbiamo visto a Roma, a Campo dei Fiori, al Pincio della Movida Romana, dove scoppiano continuamente scontri per futili motivi e rilanciati dal web. La segregazione in casa, la mancanza di sport, la dipendenza da internet ha creato uno stato di pericolo che non stento a definire un vero e proprio allarme sociale. E chi guiderà Roma, speriamo noi, si dovrà fare carico di azioni concrete che possono contrastare danni altrimenti irreversibili. Io vivo da sempre in questa città dove sono nata, tranne una breve parentesi al nord come magistrato di fresca nomina. Di Roma conosco la grande bellezza, avvolta da mille contraddizioni e inefficienze che la deturpano. Conosco in particolare il mondo del disagio sociale, dei minori vittime di atrocità, delle donne vittime della violenza segregate in casa con i loro aguzzini a causa della pandemia. Roma è una città piena di poveri, di disperati, di code alle mense della Caritas, di ultimi della terra, aiutati non dallo Stato ma dalle organizzazioni di volontariato e dalla Caritas, piena di bambini in case famiglia perché i genitori non hanno trovato il giusto aiuto, di centri antiviolenza per le donne sempre in bilico, perché il problema economico del loro mantenimento c'è sempre, di padri separati che dormono in macchina perché non sanno dove andare.
Io conosco la complessa macchina giudiziaria di questa città e i suoi attori, magistrati, personale del mondo della giustizia, forze dell'ordine, un mondo al quale io voglio restare accanto e impegnarmi per la soluzione dei problemi. Disagio sociale, minori, famiglie, giustizia, legalità sono nelle mie competenze, ma sono realtà che impattano necessariamente con le strutture del Campidoglio. Strutture del Campidoglio che soprattutto il tema di sociale vanno liberate da lacci e laccioli, ripotenziando questo settore al quale viceversa sono stati tagliati i fondi. Senza parlare del disastro del settore dei servizi pubblici essenziali come trasporti e raccolta di rifiuti, che sono sotto gli occhi di tutti. Noi ci siamo buttati in questa impresa perché Roma non può essere solo buche, cassonetti nauseabondi e stracolmi, topi, cinghiali che scorrazzano, autobus e metro pieni di gente e stipati fino all'inverosimile durante la pandemia. Sono scene che sono sotto gli occhi di tutti. Occorre però una visione globale, una visione che voli alto, che sappia dare un respiro internazionale, che soprattutto richiami investimenti anche sul piano internazionale nella nostra città. Io ed Enrico Michetti siamo un ticket e tra noi non ci sono rivalità. Perché? Perché veniamo da mondi diversi, ognuno con la sua professionalità, lui dal mondo forense e da quello dei mezzi di comunicazione, io da quello della magistratura e dell'impegno civico. Votare noi vuol dire votare il nuovo, votare noi vuol dire voltare pagina. Noi siamo fortunati perché viviamo in un posto unico, irripetibile. Facciamo ritornare Roma un nome che faccia sognare, perché Roma la si governa amandola e questo deve essere il nostro unico slogan. E dopo Simonetta un grande applauso per Enrico Michetti. Signori, io vi ringrazio, vedo presente la polizia penitenziaria, la famiglia, le categorie, vedo presente la città di Roma, vedo presente persone che rappresentano tutto il mondo del lavoro. E con Matteo, con Claudio, con Alfredo. Chiamatemi la giustizia. Mi ricordo il giorno in cui venni candidato. La mattina alle 9 ci siamo visti con Matteo. Tutta la sua squadra al lavoro sui progetti, i programmi per dare dignità a questa città. Abbiamo parlato di trasporti e qui ogni giorno purtroppo registriamo non soltanto l'inefficienza, ma gli autobus in fiamme. Abbiamo parlato di rifiuti, di come organizzare una raccolta differenziata spinta, di come pensare agli impianti che in 5 anni non sono stati neanche pianificati. Impianti per il riutilizzo, per il riciclo, per trasformare il rifiuto in prodotto. Un tempo Roma rappresentava la più grande e bella cartolina del pianeta. Oggi nel pianeta ci conoscono per i rifiuti che gli mandiamo. Noi metteremo al centro il cittadino. Metteremo al centro il lavoratore. Penso a tutte quelle categorie che hanno sofferto in questa pandemia. Scusa. Albergatori e i loro dipendenti, ristoratori e i loro dipendenti, tutta la piccola e media impresa e anche la grande impresa romana. Signora, posso un po' gli ambulanti, l'acqua un po'. Si può. Quelli che se tutte le partite IVA, quelli che se non lavorano crepano. E poi il grande capitale umano dei dipendenti del Comune di Roma
e delle società partecipate. Non vi lasceremo soli, vi toglieremo tutti gli intralci, vi consentiremo di lavorare. E quelli che lavorano nella pubblica amministrazione, anche loro, non li lasceremo soli nelle procedure complesse. Li affiancheremo, li tuteleremo, daremo loro un sogno perché sono privilegiati, perché hanno la possibilità di mettersi al servizio dei cittadini di Roma, della capitale e quindi di tutti i cittadini italiani e di tutti i cittadini del mondo che vengono a Roma a visitare una città che vorrebbero vedere dignitosa, decorosa, con monumenti millenari. Noi abbiamo un patrimonio unico, lo dobbiamo salvaguardare, proteggere e far conoscere al mondo. Dovremmo avere 4 volte i turisti che abbiamo qui, ma li dobbiamo accogliere, e termino, li dobbiamo accogliere con una Roma pulita, con una Roma efficiente, con una Roma sicura. Grazie a Matteo, grazie a tutti, grazie a voi che con 38 gradi siete qui. Io sono orgoglioso di voi. Fategli un applauso, perché governare Roma dopo la Raggi sarà una roba mica facile, eh? Adesso io chiedo solo, per siccome i colleghi giornalisti giustamente hanno anche l'esigenza di far vedere ai telegiornali questa sera questa piazza bella, folle, incredibile, un po' accaldata ma appassionata, siccome stanno per salire, perché voglio che vedano tutte le vostre facce, i vostri sorrisi, i vostri volti, chiedo anche a chi è all'ombra là sotto, là in fondo e là in fondo, venite per un minuto qua nel cuore della piazza, venite avanti, lasciate per un minuto l'ombra degli alberi, perché tutti facciano vedere dov'è l'Italia che riparte. E mentre invito i governatori della Lega a salire sul palco, venite, invito anche i giornalisti, fatevi sentire, fatevi vedere, facciamo vedere i sorrisi di gente che lavora e che non ha paura di nulla. Dai, 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 dai. Che sicuramente daranno notizia di questa piazza. E a nome di tutti i sindaci, di tutti i governatori che durante un anno e mezzo di pandemia, di qualunque colore politico, da sud a nord, hanno dato l'anima, io do per un saluto
la parola ai governatori, perché io ricordo che nei mesi più bui, di chiusura, di morte e di paura, se non ci fossero stati i sindaci e i governatori, i problemi sarebbero stati ancora maggiori. Quindi un applauso a tutti i sindaci e a tutti gli amministratori locali e regionali del nostro straordinario paese. Partiamo con Nino Spirlì, ricandidato vicepresidente della Regione Calabria. Fategli un enorme applauso. Grazie, grazie Matteo. Oggi qui per ringraziare soprattutto te, che hai creduto per la prima e per la seconda volta in questo strano governatore, un po' differente rispetto agli altri, che però ha saputo tenere duro in questi anni, in questi mesi, dopo la morte di Iole Santelli. Ha pensato, la grande Iole Santelli, grande amica, colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi governatori che mi sono stati a fianco in questi 8 mesi e che mi hanno giurato di restare a fianco per i prossimi fino a quando non si andrà a votare, e poi ancora per continuare a farmi crescere in questo incarico, che seppur arrivato per amicizia e per fiducia, oggi ha dato i suoi risultati. La Calabria riparte dalla Lega, la Calabria riparte dal buon senso della Lega, dal buon governo della Lega. La Calabria oggi si è colorata di Lega, perché i calabresi hanno capito che la fiducia nelle istituzioni noi la garantiamo veramente, anche durante la pandemia, anche quando dobbiamo scalare le classifiche orrende in cui qualcuno pensa di poterci mettere ai primi o agli ultimi posti, quasi a farci litigare tra di noi. La guerra al virus l'abbiamo combattuta tutti quanti insieme, e non sono le percentuali di vaccinazione, quando ce le hanno comunicate più e più volte durante i telegiornali, che fanno la differenza, ma è il credere veramente e il popolo che resta unito e che combatte anche nelle grandi difficoltà. Grazie, grazie, restatemi vicino perché ne avrò bisogno. Dalla Calabria alla Lombardia, un grande applauso ad Attilio Fontana e a tutti i lombardi che hanno tenuto duro nei mesi più difficili. Attilio, 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 Attilio. Grazie soprattutto ai lombardi. I lombardi hanno dimostrato in questi mesi difficili, durissimi, hanno dimostrato di essere una grande comunità, che è stata coesa, che ha saputo affrontare le difficoltà e che non si è neppure lasciata distrarre dalle tante notizie false che venivano raccontate, dalle tante bugie con le quali cercavano di infangarci. Quindi grazie Lombardi, e adesso vediamo finalmente la luce. Anche le nostre situazioni stanno migliorando, siamo arrivati ad essere in zona bianca, le aperture sono settimana dopo settimana, presto toglieremo le mascherine, presto potremo ritrovare quella libertà alla quale tutti quanti auspichiamo e aspiriamo. Perché quando si parla di libertà si parla di qualcosa che è complessivo. La libertà è anche la libertà di stare insieme. Oggi è una giornata di libertà, oggi è una grande giornata di libertà, perché possiamo ricominciare a stare insieme, possiamo ricominciare a applaudire o a fischiare, ma comunque a creare il nostro futuro. Il futuro del nostro paese si crea nelle piazze come questa, perché è da voi che arrivano le idee, è da voi che arriva la forza. Io vi saluto dicendovi che oggi pomeriggio ritorno in Lombardia più forte, perché so che ci siete, perché so che quello che sta succedendo è realtà. Viva la libertà e viva la Lega! Bravo Tiglio! Grazie ad Attilio. Dalla Lombardia passiamo in Trentino, a Trento, con un invito per chi avrà la fortuna, l'occasione, la possibilità anche economica di farsi qualche giorno di vacanza quest'estate.
non ci sono montagne più belle al mondo, non c'è più mare più bello al mondo che non in Italia. Almeno quest'estate stiamo in Italia. Scegliamo la regione che vogliamo, ma stiamo nel nostro paese per orgoglio e per bellezza. La parola a Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento. Buongiorno, buongiorno, saluto innanzitutto i trentini che stamattina sono partiti presto per sfidare questa giornata e per venire a Roma oggi per esserci, per manifestare la libertà, per manifestare la voglia di libertà, e lo diciamo da una provincia autonoma che la libertà è la prima cosa che cerca sempre di difendere, la libertà, l'autonomia e l'autogoverno. E mi sento di ringraziare Matteo e Salvini e la Lega per aver avuto il coraggio di fare certe scelte politiche nel momento in cui non erano scontate, perché nel momento in cui la Lega ha deciso di entrare nel governo si è visto subito il cambio di marcia, l'attenzione ai territori, l'attenzione anche alle esigenze e alla volontà di libertà della gente. Lo dico da una terra di montagna, per la prima volta, grazie all'intervento del ministro Garavaglia, c'è stato un fondo per le montagne, perché la crisi che c'è stata nella pandemia nel turismo montano, nel turismo delle nostre vallate, è stata centrale ed è stata la prima volta che c'è stato un riconoscimento tangibile verso i territori di montagna con un provvedimento ad hoc, e questo è stato un grande risultato non solo finanziario ma anche simbolico. E dopodiché, diciamolo, da quando c'è questo governo non si parla più di centralizzazione della sanità. Ci fu il momento in cui noi governatori dovevamo essere esautorati dal decidere perché avrebbe deciso il governo centrale su tante questioni. Invece, se il paese ce l'ha fatta anche grazie ai governatori e alle scelte difficili delle singole regioni. E oggi non si parla più di centralizzazione della sanità perché si è capito che i territori hanno la loro virtuosità e hanno il loro valore aggiunto. Io ringrazio voi, ringrazio questa giornata romana perché è un grande simbolo di libertà, di ripartenza e di fiducia per i territori come il nostro, che magari sono lontani ma che hanno bisogno di dimostrare questa voglia di ripartenza e di libertà. Grazie. Grazie Maurizio. Prima di dare la parola a Max, avrete notato che per nostra scelta non ci sono simboli di partiti su questo palco. Si parla di Italia, di lavoro, di valori, di bellezza, di libertà, di giustizia, di famiglia. Per noi prima viene l'interesse dell'Italia e dopo viene l'interesse di partito. Prima per noi viene l'Italia, con la sua gente, senza nessuno dimenticato. E fate un applauso, non li vedete da questa enorme piazza, però davanti ci sono delle ragazze e dei ragazzi sordi e muti che però sono qua con l'interprete, e grazie alla battaglia della Lega in Parlamento anche più forte l'applauso. Finalmente anche l'Italia riconosce la lingua dei segni e il lavoro dell'interprete nella lingua dei segni. Grazie ragazzi, perché io voglio vivere in un'Italia dove non ci sono cittadini di serie B. Ultimo, ma non ultimo, Maurizio, Max Fedriga, Letta ogni tanto spara dei sondaggi il sabato. Io ho intravisto un sondaggio sul Friuli Venezia Giulia di una decina di giorni fa. Se si votasse domani in Friuli Venezia Giulia, questo ragazzo avrebbe il 77% del gradimento. E la Lega più la lista Fedriga da soli prenderebbero il 42% dei voti in Friuli Venezia Giulia. Non ditelo a Letta, se no si incazza. Un applauso a Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza Stato-Regioni. Ha un unico difetto, che è interista. Grazie. Intanto grazie a tutti. Devo ringraziare Matteo. E lo dico prima di tutto come governatore, prima che come
rappresentante della Lega. Oggi prima Matteo ha detto qui non ci sono simboli di partito. E guardate, questa non è semplicemente un'opera d'immagine per dire mettiamo prima l'Italia della Lega. Matteo ha avuto il coraggio di dimostrarlo, perché era molto, molto, molto più facile fare l'opposizione a questo governo. Matteo e la Lega hanno fatto una scelta molto chiara. Hanno detto e hanno pensato: stiamo fuori per dare la maggioranza del governo alla sinistra o andiamo dentro per portare a casa almeno una parte delle nostre battaglie per i nostri cittadini? Questa è la differenza che dimostra che una poltrona non vale un'idea, un ideale per la nostra gente. Le poltrone magari stando all'opposizione era più facile guadagnarle, ma l'ideale era venduto. Bravo! Matteo ha messo davanti l'idea d'Italia, l'idea per i nostri cittadini, e di questo gli dico grazie. Gli dico grazie perché proprio grazie alla Lega presenta al governo i territori, anche grazie alla Lega di qualsiasi colore politico, sono riusciti ad ottenere le riaperture che oggi magari diamo quasi per scontato, ma fino a qualche mese fa, guardate che se non c'erano le regioni, anche in questo caso devo dire di qualsiasi colore politico, a lottare, oggi avremmo ancora tutto chiuso. Oggi avremmo i ristoranti che sono ancora chiusi, le palestre che sono chiuse. E io a queste categorie voglio fare un grande ringraziamento, perché purtroppo, soprattutto dal precedente governo, sono state prese come capri espiatori, come se fossero coloro che contagiavano tutti. Quindi grazie a chi vive con le palestre, a chi vive con i ristoranti, a chi vive con i parchi di divertimento, che hanno resistito. Hanno resistito permettendo all'Italia oggi di poter guardare avanti e di ripartire, perché se quelle siracinesche non avrebbero più riaperto non ci sarebbero stati posti di lavoro e futuro. E come sistema delle regioni ci siamo battuti, le linee guida che oggi aprono le attività sono state fatte grazie alle regioni, grazie ai territori che capivano e capiscono quello che avviene sul territorio, molto di più delle volte che all'interno del palazzo di qualche ministero. Io voglio finire ringraziando tutti voi e anche ovviamente tutti coloro che vengono dalla mia regione che amo, che è il Friuli Venezia Giulia. E ringrazio tutti voi per essere qui oggi, perché la vostra presenza fa vedere che la voce che è durata degli anni, in questi mesi, dei governatori, della Lega, non è una voce di un opportunismo politico, ma è la voce della gente, e voi siete qui a dimostrarlo. È una voce unica che viene da chi ogni giorno si rimbocca le maniche, si alza e va a lavorare. Grazie mille a tutti, prima l'Italia e Forza Lega, grazie. Fate arrivare in tutta Italia a tutti i sindaci di tutti i colori politici e a tutti i governatori l'applauso della piazza di Roma di oggi. Una piazza bella, libera e giusta. Vi porto il saluto anche di Donatella Tesei, di Cristian Solinas, che sono per lavoro in Umbria e in Sardegna, e di Luca Zaia, che sta partecipando al funerale in provincia di Treviso di un ex sindaco della Lega, Gigi Contarin, che sono andato a salutare ieri. A lui e a tutti coloro che non ci sono più, l'applauso di questa piazza e l'impegno di portare avanti il loro ideale, il loro impegno e la loro bandiera. Grazie a tutti! Ci vediamo fra poco e con orgoglio mi porto questa immagine, cedo il microfono a Aura Borselli e a delle testimonianze di lavoratori e lavoratrici che stanno facendo grande questo grande paese. A fra poco! Ancora un grande applauso però, prima di iniziare e partire, ascoltando le storie, i protagonisti reali, voglio che guardiamo tutti insieme un video di questa meravigliosa giornata dove tutti noi potremo dire di esserci stati. Guardiamo.
nostro viaggio, come ho appena anticipato, insieme ai protagonisti della vita reale, che sono i lavoratori, gli imprenditori, e ci facciamo raccontare da loro la loro storia di ripartenza. Ed a tal proposito che voglio invitare sul palco Gianluigi Cimino, CEO, Gruppo Pianoforte Holding. Il Gruppo Pianoforte nasce nel 2011, conta 1200 punti vendita nel mondo, ha un turnover di oltre 300 milioni di euro e 2000 dipendenti circa. Ben arrivato, ben trovato, dottor Cimino. Grazie, grazie. Grazie per questo invito e grazie per questa giornata di libertà. La mia è una delle tante aziende, delle tante imprese in Italia di media dimensione che sono sopravvissute a questa terribile pandemia. Siamo stati feriti, ma non siamo stati feriti a morte. Io oggi sono qui non per parlarvi dei miei marchi, che mi auguro tutti conosciate, ma perché ci tenevo a dare un grazie personale, sentito, non di partito, ma un grazie umano, di imprenditore, a Matteo Salvini. Un doppio grazie. Il primo perché durante le giornate più buie di questa crisi, quando navigavamo a vista, ma a vista di poche ore, e non avevamo risposte, e ci sentivamo abbandonati da un equipaggio che probabilmente non era in grado neanche di nuotare, Matteo Salvini è stato l'unico che mi ha risposto a qualunque ore del giorno e della notte a dei quesiti, anche senza risolverli, ma dandomi una risposta e facendo sentire la sua presenza. Il secondo grazie che ho sentito più volte dagli interventi precedenti è quello di aver dato vita a questo governo, andando al di là di ogni calcolo politico e personale, aver dato vita a un governo che ci sta facendo uscire da questa crisi più velocemente di quello che pensavamo. Quindi chiudo con un messaggio di speranza, di ottimismo, come deve essere da parte di un imprenditore. Ne stiamo uscendo più velocemente di quello che pensavamo, ce la possiamo fare, ma un appello: non metteteci più gli ultimi della classe alla guida di quest'Italia. Fateci andare avanti e fateci lavorare nel mondo. Grazie, grazie Matteo. Grazie, grazie a Gianluigi Cimino. Guardiamoci insieme la sua clip. Continua, entriamo nel mondo della ristorazione, guardiamo. Voglio invitare qui sul palco Paolo
Bianchini, presidente nazionale Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità, associazione di categoria formata da imprenditori del settore ospitalità e turismo e aderente a Federturismo Confindustria. Ben arrivato, ben trovato. Grazie, Ora. Io, dottor Bianchini, voglio chiederle semplicemente questo. Qual è la sua Italia bella, libera e giusta? Ma sicuramente quella che abbiamo vissuto negli ultimi mesi e soprattutto quella che non ci aspettavamo di vivere nei primi mesi della pandemia, quando il nostro settore è stato trattato, bistrattato come un settore di evasori, di untori, da gente scappata di casa che non sapeva nemmeno di che cosa trattava. Questa è stata la cosa più brutta, perché migliaia di imprenditori non hanno avuto la possibilità di dire la loro rispetto a un problema che avevamo contingente, fino a che non abbiamo avuto l'opportunità di parlare con qualcuno che finalmente ci comprendeva e capiva veramente le nostre esigenze. Qui con me ho dei miei colleghi che vengono dal Veneto, Andrea Madonna, Enrico Guidi da Perugia, dall'Umbria, Lucio Paesani dall'Emilia Romagna, tre regioni importanti per la nostra Italia, per il nostro turismo, e sono tre dei tanti miei colleghi che in questi 14 mesi ci hanno affiancato in questa nostra battaglia, fino a quasi diventare nauseanti nelle nostre manifestazioni, nelle nostre trasmissioni televisive. E ringraziamo anche la stampa, perché ci ha dato, diciamo, l'opportunità di mettere avanti a noi e davanti agli italiani i nostri problemi. Però c'è stato un passaggio fondamentale che è avvenuto a novembre, visto che siamo alla bocca della verità, io devo dire la verità. A novembre ho conosciuto un mio coetaneo che devo sinceramente dire, visto che stiamo alla bocca della verità, mi stava anche antipatico, lo devo dire. Quel coetaneo mi ha messo seduto di fronte a lui e mi ha messo subito a mio agio. Mi ha dato immediatamente il suo numero di cellulare e mi ha detto: Paolo, io sono pronto ad ascoltarmi perché ho capito le vostre ragioni. E quel coetaneo è Matteo Salvini, che è qui e che ringrazio per averci dato questa opportunità, soprattutto di ascolto. Per la prima volta abbiamo capito che avevamo competenza, passione e cuore rispetto a quelle che erano le problematiche che ci riguardavano. E poi la Lega è entrata al governo e da lì naturalmente è cambiata la musica. Matteo si ricorderà quel drammatico pomeriggio, e poi chiudo, della cabina di regia e del Consiglio dei Ministri che doveva decidere sull'apertura del 1° giugno. Ci siamo sentiti subito dopo la cabina di regia, dopo che era stato indicato il termine delle ore 18 per l'apertura serale dei ristoranti e dei bar. L'ho assalito e lui è testimone di quella drammaticità che noi stavamo vivendo, e lui in mezz'ora ha fatto cambiare l'esito di quelle aperture e ha permesso ai bar e ai ristoranti di aprire anche la sera nell'orario di cena. E quindi per questo gliene diamo atto da questo palco e lo ringraziamo. Grazie e viva l'Italia! Grazie. Che avete mostrato in questi mesi di pandemia, una forza e un coraggio che tanti italiani dimostrano sempre di possedere. Guardiamo. Accoglieste con un grande applauso il ministro per le disabilità, Erika Stefani. Ben arrivata, ben trovata, ministro. Allora, io so che sarebbe dovuta salire, no? Una persona con lei, e io le lascio la parola, ministro. Ciao a tutti.
Intanto prima di cominciare io vi volevo presentare una persona speciale, un simbolo per il lavoro che ha fatto, per quello che rappresenta in una zona anche difficile. Quindi io chiamo subito Vincenzo Abate, il presidente della ONLUS, la forza del silenzio. Vieni Vincenzo. Non la voglio raccontare io, lascio a Vincenzo che si presenti e che dica che cosa lui ha fatto, che ha fatto per i suoi figli, ma che ha fatto per la comunità, ma ha fatto anche per tutta la nostra Italia. Ok, grazie, la tolgo la mascherina. Sono Enzo Abate, sono papà di Gennaro, Maurizio e Flavio. Gennaro e Maurizio sono due ragazzi autistici di 24 anni, gemelli monozigoti. Sono presidente dell'associazione La Forza del Silenzio, un'associazione che si occupa di autismo. Infatti qua oggi voglio portare la testimonianza sull'autismo. Siamo su un bene confiscato alla Camorra, a Casal di Principe, bene appartenuto alla famiglia Schiavone, alias Sandokan. Voglio dire una cosa prima di cominciare a parlare di autismo. 13 anni fa, quando ci hanno assegnato quel bene, venivano politici, giornalisti a farsi la passerella, i titoli erano sempre gli autistici nella casa del boss, gli autistici e la camorra. Posso dirvi che in 13 anni abbiamo ribaltato tutto. In 13 anni oggi si parla di autismo come esercizio di buone prassi. Abbiamo dato vita a due cooperative, la cooperativa LFS Global Care e la cooperativa La Forza del Silenzio. Con queste cooperative, su questo bene confiscato dove prima si prendevano altri tipi di decisioni, oggi si strutturano le strategie che danno terapia ai nostri figli. Non posso raccontarvi 13 anni in 3 minuti, ma ve la faccio proprio stretta stretta. Arriviamo direttamente al periodo pandemico. Noi prima del periodo pandemico avevamo aperto due laboratori, un laboratorio di farinò con prodotti senza glutine e un altro di serigrafia. Infatti queste magliette si fanno nei nostri laboratori, perché gli autistici ad alto funzionamento devono avere un'inclusione reale e fattiva, laddove lo Stato, le istituzioni che io rappresento, sono un assistente capo della Polizia di Stato e lavoro in procura, però devo dire che lo Stato è il latitante più grosso rispetto alla disabilità dell'autismo. E sono 34 anni che indosso una divisa e non ho remore a dirlo, perché molte volte ci si affonda nelle sabbie mobili del burocratese, cioè ci stanno tante leggi e pensano a farne altre, basta far rispettare quelle che già ci sono. Quindi quello che io chiedo qua al senatore, al ministro, è quello di fare cabina di regia unica, fare in modo che voi ci dobbiate dare quello che serve realmente ai ragazzi autistici e non perderci in discorsi accademici, dottrinali, che una famiglia che ha una diagnosi di autismo è una tragedia all'interno di quella casa. Le mamme e i papà non sanno nemmeno che significa la parola autismo, vanno da un dottore e lo manda a fare la pallina di ping pong da una parte all'altra. Questo poi non ce la facciamo più a sopportare questi. Quindi voglio dire, stiamo qua a chiedervi a nome di tutti i genitori che questo debba finire, e non stiamo a chiedervi soldi, stiamo chiedendo di spendere bene quei pochi soldi che ci stanno. Quindi ascoltare le associazioni di categoria affinché possano veramente dare il servizio ai ragazzi. E non voglio andare avanti, il tempo è poco, i miei figli hanno 24 anni, la Regione Campania ultimamente ha emesso una delibera, la 131, in pausa, aberrante, parla di transizione come se fosse una cosa che chissà venire fra quando. La transizione ci sta adesso, nel momento in cui un ragazzo autistico fa 18 anni, non c'è niente, c'è il vuoto, bisogna prima far capire chi può dare le terapie, dove si vanno fatte e qual è il capitolato spese specifiche per quel tipo di intervento. E poi voglio chiudere, il dopo di noi, c'è una legge sul dopo di noi, ma a che serve? Non è mai entrata nel merito. Il dopo di noi è un dopo di noi che deve dare dignità e rispetto ai nostri figli, così ognuno di noi può morire con il sorriso sulle labbra. Per chiudere volevo regalare una nostra polo che facciamo con i ragazzi, La Forza del Silenzio. Allora,
Ministro, questa è una delle tante storie che ha ascoltato, vero? Questa è una delle tantissime storie. È una storia importante perché è una storia simbolo. Qui quello che ci ha raccontato Vincenzo è la storia di un paese come Casal di Principe, dove è imperversato la Camorra e dove si è riusciti a fare sì che un bene della Camorra sia restituito alla legalità, alla solidarietà. Perché la mafia, la Camorra, le associazioni mafiose vengono tutte combattute con la legalità e con la solidarietà, e la forza dell'Italia è la grande forza che noi abbiamo. Ma io devo ringraziare, e dobbiamo tutti ringraziare, anche voi dovete ringraziare Matteo Salvini per avere fortemente voluto, preteso il Ministero delle Disabilità, perché abbiamo bisogno di persone che devono essere ascoltate, come ha detto Vincenzo. Abbiamo passato anni di silenzio, forse anche anni di abbandono, e adesso noi siamo sommersi di richieste. Il Ministero è diventato veramente la casa delle storie, le storie che noi stiamo raccontando, ma non sono solo storie. Ma intanto è l'ascolto, gente che vuole anche solo essere ascoltata. Ma noi non faremo solo quello, perché noi della Lega non solo ascoltiamo, perché noi siamo per la gente, con la gente e tra la gente, ma perché noi le trasformeremo queste storie, le trasformeremo in azioni, come sa fare la Lega, che la Lega sa amministrare portando delle azioni pratiche. Ed è solo così che si riesce a dare delle risposte a coloro che invece credono di fare e di prendere le decisioni sopra la testa del popolo, sopra la testa della gente, credendo di avere la sapienza dentro le tasche. La sapienza ce l'ha la gente, loro sanno come si risolvono i problemi, non sono nascosti da qualche bar, da qualche intellettuale. E quindi noi continueremo ad andare avanti con la nostra grande forza, che è la forza della coerenza e la forza della nostra azione. Perché lavoriamo con il cervello e con il cuore e con il coraggio. Grazie a tutti. Grazie, grazie al ministro Stefani, grazie a Vincenzo Abate e grazie a tutte le persone diversamente abili che rappresentano un'immensa risorsa per il nostro straordinario paese. Come sì, così come sono la risorsa i nostri allevatori e agricoltori. Guardiamo. Daniele Colognesi, imprenditore agricolo di Campagnano Romano, dove guida l'azienda agricola La Torre, è allevatore dalla nascita dopo il nonno e il papà, la sua è la terza generazione della tradizione agraria. Colognesi, la sua Italia è bella, libera e giusta? L'Italia sicuramente è bella, è libera, potrebbe essere sicuramente più giusta. Noi come agroalimentare abbiamo dato in questo momento, io credo tantissimo, si sono resi conto tutto della nostra filiera quanto è importante perché facciamo una cosa piccolina, facciamo cibo, è importante perché presidiamo un territorio che se in questo momento non c'eravamo noi era scoperto da tutti. Però questa cosa viene fuori solo magari nei momenti di emergenza vera. Noi a volte trascuriamo il nostro territorio, che guarda caso fa anche parte dello sfondo alle nostre spalle. È un territorio che ci viene copiato da tutte le parti, sta nei spot pubblicitari di mezzo mondo, che ci viene spesso e volentieri, ci copiano anche i nostri prodotti. E però paradossalmente viene difeso da tutti tranne che dagli italiani. Io credo che è ora di riprendere in mano questa nostra cosa e valorizzarla. Bravo. Perché noi siamo i primi custodi del territorio, delle nostre tradizioni, perché è un cibo unico e spero appunto che leggi che sono al governo per alle camere più che altro, per quello che riguarda le pratiche sleali vengano prese in considerazione e votate al più presto. Un'ultima cosa, in questo momento c'è un grosso problema in Italia sul latte, sul prezzo del latte. Paradossalmente noi subiamo delle speculazioni internazionali sui
prodotti che servono per dare da alimentare ai nostri animali. E dobbiamo andare verso la corriera internazionale, il nostro prodotto invece parzialmente diminuisce. Al consumatore finale rimane lo stesso prezzo, in alcune case addirittura verità e noi sempre di meno. Quindi queste filiere vengono strozzate, se vengono strozzate spariscono sul territorio. Ci sarà senz'altro un'attenzione, lo sappiamo quanto, voglio dire, in questo sull'agroalimentare non siete sicuramente da soli. Grazie, grazie di cuore, grazie a voi, a Daniele Colognesi, grazie per il prestigio che voi agricoltori e allevatori donate all'Italia nel mondo. L'Italia che sappiamo si sta preparando alle Olimpiadi e avrà nel team del nuoto una punta di diamante. Ecco. Avete mai pensato a chi permette agli atleti di allenarsi e soprattutto semplicemente a chi permette a tutti noi di godersi un tuffo in piscina? Guardiamo. Buongiorno a tutti, sono Marco Sublimi, delegato del coordinamento delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti natatori presenti sul territorio nazionale. Il nostro settore conta più di 3.000 impianti natatori su tutto il territorio nazionale, oltre 1.500 sono le società di gestione che se ne occupano, più di 200.000 i lavoratori addetti. Arriviamo qui dopo un periodo di stop di oltre 15 mesi, un periodo in cui siamo stati a ricavi zero e i costi che continuavano a salire. Ora basta. Con l'arrivo delle zone bianche in Italia, finalmente i nostri impianti natatori, le nostre piscine, anche quelle indoor, possono riaprire, stanno riaprendo. Vogliamo essere ottimisti, soprattutto per tre ragioni. La prima è la dimostrazione che gli italiani stanno dando, arrivando proprio in questi giorni numerosi presso le nostre strutture. La seconda ragione deriva dal fatto che acqua è vita, non solo attività sportiva. E il terzo punto, nei primi giorni di maggio ho avuto un incontro con Matteo Salvini, che voglio ringraziare pubblicamente, al quale sono seguiti una serie di incontri importanti. Il primo è stato quello con il ministro Giancarlo Giorgetti, poi c'è stato l'incontro al GSE con il presidente Francesco Vetrò, alla presenza del senatore Paolo Arrigoni. Insomma, una serie di ragioni per cui vogliamo, dobbiamo essere ottimisti. Operatori del settore, lavoratori, utenti, frequentanti, appassionati delle discipline acquatiche, è arrivato il momento. Tutti insieme, ripartiamo! Grazie a Marco Sublimi che ci ha raccontato la ripartenza nel mondo delle piscine. Poi però c'è anche il mare. Scusa, c'è sto signore che siccome chiediamo l'acqua non c'è per sfregio, se ce l'ava con la sua del mare. Voglio chiamare qui sul palco Gino Di Lello, imprenditore e direttore dello stabilimento balneare Coral Beach di Terracina Latina. Ben arrivato, ben trovato. Allora, buonasera. Una domanda secca e veloce. Ci dice anche lei qual è la sua Italia bella, libera e giusta? Per me la chiamerà. L'ho fatto con piacere perché mi fa davvero piacere condividere con voi questa giornata. È una giornata di speranza, di un ritorno al lavoro, alla produttività. L'abbiamo filmato, quando gli abbiamo chiesto una cosa, per sfregio se ci si è fatto la doccia davanti che a lui. In un futuro, l'abbiamo filmato, oltre alla ripartenza post-pandemia, non ti credere. Ci sia un occhio di riguardo verso le attività produttive. Noi stiamo soffrendo per una tassazione eccessiva, per una burocrazia che sta distruggendo
le piccole e medie imprese, per delle pratiche infinite. Tutto ciò non ci rende competitivi in Europa. La stessa IVA sulle spiagge, noi abbiamo un'IVA al 22%, mentre i nostri competitor stranieri, Grecia e Spagna, la stanno pagando al 4, 6, 7%. Non è questo il modo di procedere. Speriamo sicuramente di poter lavorare affinché si possa migliorare la situazione. Ha avuto la promessa dal ministro Garavaglia di risolvere l'annosa situazione della Polizia. Sicuramente ascolterà il vostro grido d'aiuto. Grazie, grazie, un applauso a Gino Di Lello, grazie per aver immaginato per il futuro un mare libero e giusto. Però quando parliamo di mare, di turismo, parliamo anche e soprattutto di cibo, di gusto, e a tal proposito che vogliamo parlare di agroalimentare. Guardiamo. Ricordando che l'agroalimentare è l'unico settore che durante la pandemia è cresciuto del 10%, non è soltanto, quindi, come abbiamo detto, cibo, gusto, ma è anche e soprattutto fanno parte del turismo. E proprio a tal proposito che vorrei accogliere qui sul palco con un grande applauso il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Ma invitiamo quelli che fanno il PIL del turismo, quelli che fanno il PIL dell'Italia, che sono gli operatori del turismo, avanti, perché sono loro a fare la ricchezza del nostro paese. Sì, facciamo un grande applauso, perché senza di loro sono fondamentali. Sono loro insieme a voi, loro danno i servizi e noi li compriamo, è questo che bisogna fare. Grazie per avermi coinvolto. Io voglio raccontare un po' la ricetta Italia, ministro, perché noi alla fine siamo il primo contatto con il turista, da e da noi dipende anche l'80% della pagata. Io penso che in questo momento i quattro valori fondamentali per la ripartenza, uno è la convivialità e la solidarietà, quindi dobbiamo mettere in gioco la nostra voglia di stare insieme, fare gruppo, fare sistema, e le persone che rappresentano l'ospitalità tutto tondo, dai maitre, i pizzaioli, i camerieri, i direttori d'albergo, tutte le risorse umane sono fondamentali, adesso più che mai, quindi loro sono un po' la vera voglia di vivere all'italiana. Il punto 2, penso che a breve dobbiamo ritornare con il benessere, quindi con i ristoranti, con le regole certe, stare in sicurezza, e soprattutto dobbiamo evitare l'improvvisazione, dobbiamo lavorare in sicurezza. E poi il punto 3, dobbiamo cercare di tornare un po' all'economia reale, no? Che l'economia reale non è fatta solo di numeri, ma è un po' come la finanza, ma è fatta di passione, di progetti, di impegno e di tutela per il nostro territorio. L'alimentazione italiana non ha bisogno di tutto quello che sentiamo in questo momento dall'Europa. E il mondo degli insetti penso che possiamo lasciarlo ai documentari, in televisione. Cosa ne pensate voi? Penso che, e quindi non serve il vino finto, gli insetti, non serve tante cose che in questo momento, ecco, di alternative proteiche, abbiamo la nostra dieta mediterranea, i legumi, i nostri cereali, la pasta che fa bene. E quindi se mangi italiano penso che partiamo anche, il nostro paese ci sarà grato. Scegliete magari un ristorante italiano, per un albergo dove c'è ospitalità italiana. E da questo punto di vista, per andare avanti col futuro, ecco, questo potrebbe essere un'idea. L'Italia è unica al mondo, l'Italia è fatta
della pasta di Gragnano, che è la più buona al mondo, che nasce anche grazie a un microclima che incontra i venti del sud con i venti del nord del Vesuvio. È fatta che a Genova c'è il basilico più buono del mondo, è fatta che nel Friuli c'è il prosciutto San Daniele che con i suoi venti delle Dolomiti dà un sapore unico che tutto il mondo lo cerca, è fatta che a Parma dalle Alpi Adriatiche arriva un vento particolare e crea il prosciutto di Parma, una ricchezza unica al mondo. La Sicilia ha i suoi pistacchi di Bronte con i suoi oli minerali fondamentali che fanno bene alla salute, l'Abruzzo ha lo zafferano di Navelli che fa bene, altro che quello spagnolo. La Calabria ha la liquirizia che nasce con il vento dello Ionio ed è unica, la Sicilia è mirte. Potrei andare avanti per ore con queste cose, quindi noi siamo fortunati perché viviamo in Italia, quindi la fortuna di nascere italiani. Pensa, noi siamo, l'Italia, non so se posso continuare, è l'1% no, della superficie del nostro mondo e abbiamo 1200 vitigni, quindi uve, il secondo paese al mondo è la Francia, ne ha 200, abbiamo 500 tipi di olive, tutte differenti, il secondo paese al mondo è la Grecia, ne ha 40, abbiamo 400 tipi di grani, grani italiani, tutti diversi, il secondo paese al mondo è l'America, ne ha 6, quindi siamo molto fortunati da questo punto di vista e quindi concludo, anche perché l'Italia penso da questo punto di vista non deve prendere lezioni da nessuno, ecco perché penso in cucina, a tavola, noi dobbiamo cercare di fare Italia, quindi noi siamo ciò che mangiamo e dobbiamo valorizzare al meglio il nostro menù. Grazie, grazie a Alessandro Circello, ministro. Un commento a quanto abbiamo appena sentito. Ma infatti abbiamo sentito gli operatori, che è quello che serve. Noi abbiamo bisogno di operatori di qualità, come quelli qua presenti, ma l'Italia ha questa qualità. Quindi noi abbiamo la possibilità finalmente di ripartire alla grande. Di ripartire alla grande, il governo non fa il PIL, lo dicevamo prima, il PIL lo fanno gli operatori, i produttori, i consumatori, il governo deve solo fare regole e quello che stiamo tentando di fare, che stiamo facendo è aprire il più possibile. Finalmente si può tornare al ristorante, certo, però in un rifugio in montagna qualcuno mi deve spiegare come fai a tenere le distanze, quindi c'è ancora qualcosa da migliorare. Pian pianino vediamo di migliorare, però oltre a avere riaperto gli esercizi ritornano un po' di stranieri, oggi girando per Roma si comincia a sentire qualcuno che parla straniero, è finito tutto? No, c'è ancora da lavorare, però finalmente si riparte, quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo di nuovo il ritorno dei turisti stranieri e quindi viva la Lega, viva l'Italia, viva i nostri grandissimi operatori. Grazie, grazie al ministro Garavaglia, un applauso da tutti voi. Vai, lo chiedo fortissimo l'applauso per chi lavora nelle cucine, nelle aziende agricole, nei bar, nei ristoranti, più forte, perché c'era qualcuno a sinistra che li dipingeva come evasori, come delinquenti, come untori. Permettetemi di ringraziare fra i tanti giornalisti presenti, siamo in diretta sulla home page del Corriere, su Corriere.it. Fate arrivare a casa l'applauso della piazza calda di Roma, calda da tutti i punti di vista. E pensate che l'hashtag Prima l'Italia è il primo, escluso la partita di calcio che è in corso, ovviamente non so quanto stiano facendo Ungheria e Francia, non so per chi tifiate fra 1-1 e che c'è fresco. Quindi grazie a loro, e lo diceva Alessandro, gli insetti, il vino finto, l'hamburger senza carne e il latte con la crema di piselli, se lo mangino i burocrati di Bruxelles, noi ai nostri figli diamo quello che la nostra terra produce. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie a tutti. Informazioni in servizio per chi me l'ha chiesto, io rimango in questa piazza fino all'ultimo istante, e qui non ho salutato l'ultimo di voi, non ho fatto la foto con l'ultimo di voi. Quindi chi più si ferma, meglio si ferma. Grazie, grazie a tutti voi. Ancora un grande applauso. E mentre esco, approfitto per ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo sulle piattaforme Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Passiamo dall'enogastronomia alla musica, quindi
da eccellenza in eccellenza, e quando si parla di prestigio italiano nel mondo, loro ci sono sempre. Guardiamo. Sabato 5 giugno abbiamo avuto il privilegio di essere protagonisti del primo grande evento di riapertura all'Arena di Verona. Un'emozione indimenticabile che porteremo sempre nel nostro cuore. Una serata di felicità per tutti, ma anche una sfida vinta grazie al supporto del sottosegretario alla cultura. L'Arena è un luogo magico, ma quella la magia era davvero speciale. Il primo palcoscenico aperto dopo tanti e tanti giorni di chiusura. E tanta gente collegata in diretta televisiva da casa. Questo è un messaggio positivo per tutti. Di fronte a ogni difficoltà, una strada c'è sempre, quella delle regole e del buon senso. Un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo concerto. Quindi un applauso e grazie, ringraziamo il volo, ringraziamo per la loro testimonianza e adesso richiamiamo sul palco un'amica speciale, un'amica di tutti noi, un'artista straordinaria, l'abbiamo ascoltata prima in apertura con una magistrale interpretazione dell'inno nazionale, torna adesso qui sul palco per cantare una sua canzone. Accogliamo con un grande applauso Annalisa Minetti. Valore. E quando riesci a creare squadra, quando intorno a te le persone riescono a condividere ideali che possono essere individuali o comuni, allora ecco che cambiano le cose. Ecco che il cambiamento fa parte della vita di tutti i giorni. Ecco che impari che non c'è limite fisico al mondo che possa limitare la volontà di una persona. E noi siamo fatti di volontà. È la volontà che va allenata tutti i giorni, alimentata ogni giorno. E allora sì che possiamo tornare ad essere l'impero romano, allora sì che possiamo dire di essere italiani veri. Thank you.
Alimenta le nostre giornate, la nostra forza, la nostra dignità e la nostra volontà che deve essere inesauribile. Grazie, grazie Annalisa, ancora un grande applauso. Grazie a te. Ma dove? E la giornata non finisce, tanti sono le tematiche che affronteremo su questo palco. Ora io cederò il mio microfono a un grande amico, però prima di farlo voglio personalmente ringraziare Matteo Salvini per avermi dato oggi la possibilità di essere qui su questo palco. Per me è motivo di grande orgoglio, perché si è parlato di libertà e io nel mio piccolo lotto sempre per questa. Quindi grazie, grazie a Matteo Salvini, adesso un amico sensibile come pochi sull'argomento, è venuto qui a parlarci di giustizia, Nicola Porro. Di solito sei tu a presentarmi, no? Bene, bene, mi piace questa cosa. Mi piace questa cosa. Grazie, grazie, grazie a tutti quanti. Sei fichissimo! Allora, la cosa che è straordinaria di questa piazza è che possiamo parlare di uno dei grandi temi, secondo me, che oggi violano la nostra libertà in maniera arbitraria. La giustizia non è una cosa di secondo piano, è una cosa che può riguardare tutti noi e soprattutto ci rende tutti più disuguali rispetto a chi decide delle nostre libertà. Non dobbiamo mai sottovalutarla, la facciamo con tre storie che tra poco vedrete, che sono tre storie incredibili. Noi a Quarta Repubblica ne abbiamo portate tante, ce ne sono migliaia di storie di ingiustizia, sono invisibili, come invisibili sono spesso i tartassati dalle tasse, ma quelle della libertà che viene negata o che viene violata è una di quelle cose che ci restano nel cuore. Io farei vedere subito un video e poi vediamo i nostri tre casi. Che valgono 100 referendum, e chiamerei subito Mauro Di Furia qua sul palco. Mauro, vieni. Dov'è il microfono? Qua, forza, forza. Ci abbiamo pochi minuti, ma mi devi raccontare la tua storia. Raccontala allora. Benissimo. Per circa 30 anni ho fatto servizio all'antidroga a Roma e in tutta Italia. E improvvisamente nel 2005 vengo colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché un pentito, un collaboratore, aveva fatto delle dichiarazioni. E
sono stato per 10 anni in balia della giustizia, nel senso che nel 2014 in primo grado, e ripeto, in primo grado, dopo ben 9 anni vengo assolto perché il fatto non sussiste. 9 anni, signori, 9 anni, un poliziotto, quanto sei stato in carcere? Sono stato un anno più 6 mesi di domiciliare. Un anno in carcere per un poliziotto, che vuol dire? Vuol dire morire, questa è la verità, vuol dire soffrire e vuol dire raccontare che la cosa più brutta, una bugia a mio figlio, ai miei figli, che non potevano venire, non volevo che venissero in carcere, e l'unica cosa che sono riuscito a fare, ho preso, prendevo delle merendine che avevano un pupazzetto dentro, e il giovedì quando mia moglie veniva a trovarmi le consegnavo a lei dicendo di salutare i miei figli, di dire che papà come sempre era tornato dalla missione fuori e che quindi io ero vicino a loro comunque. Questa è stata la cosa peggiore, poi il carcere disegna, è inutile dirlo. Assolto in primo grado e poi dopo? Assolto in primo grado e quindi non sono stato reinserito in servizio dopo, appunto, dopo. Qualcuno ti ha chiesto scusa? Nessuno, assolutamente no. Nessuno? Nessuno. Dai, facciamogli un applauso. Ringraziamo. Grazie a voi. Grazie. Gina Stella Cerasani. Gina, vieni. Sequestrata e ho subito ogni tipo di violenza. Oggi, dopo 4 anni, ancora aspetto giustizia. Voglio capire perché un elemento è stato mandato in una struttura psichiatrica, è stato mandato libera, aperta, è venuto ammanettato. Sei stato accompagnato, scusate l'emozione, ma non ce la faccio. Non ti preoccupare, dai Gina, dai. Quanto tempo fa, cosa è successo? Stavi in una struttura psichiatrica, lavoravi in una struttura psichiatrica. Lavoravo in una struttura psichiatrica. E in questa struttura psichiatrica arriva un pregiudicato. Sì, ammanettato. Ammanettato, arriva in una struttura psichiatrica un pregiudicato ammanettato ed è stato pregiudicato per violenza sessuale, correggimi se sbaglio. Tu lo sapevi che lui era stato condannato? No, non sapevamo niente. Non era stato comunicato che una persona violenta sessualmente già condannata era in una struttura aperta. Dopo 4 mesi che è lì, che cosa succede? Dopo 5 mesi che era lui, una notte, in piena notte mi ha preso, mi ha sequestrato e ha fatto di me tutte le torture che si possono subire, le peggiori torture che una donna può subire. E... ci sono delle foto tue che sono davvero impressionanti, che mi ha fatto vedere nel backstage e per tutti noi. Niente, oggi sono qui perché come sopravvissuta do voce a tutte le donne sopravvissute, perché la violenza non è l'atto in sé per sé, perché nemmeno te ne accorgi, ma sono i postumi di una violenza che non ti aiutano a, per ritornare a una vita normale bisogna avere giustizia. Questa giustizia non, perché ce l'abbiamo. Perché non c'è stata? Non ci sta, perché ho denunciato un po' di cose, perché lì tante cose non andavano. Volevo capire perché una persona era lì ricoverata, non poteva stare lì, perché loro dovevano stare in una REM, in una struttura chiusa. Cosa stava facendo quell'elemento lì? Noi non potevamo tenerlo. Avevo chiesto aiuto a tutti i direttori generali, sanitari, amministrativi, ma nessuno ci ha mai... Tu lavori ancora in quella struttura? No, io ho perso il lavoro. Violentato, perso il lavoro, senza che nessuno abbia pagato il prezzo di questa. E i tuoi figli e la tua famiglia? Niente, tutti abbiamo subito. Ho subito io, ho subito la mia famiglia. Abbiamo subito tutti in prima persona. La mia vita è cambiata. Ora vorrei riprendermi la mia vita in mano. Ma voi ditemi, una donna vittima di violenza, come fa a riprendersi una vita in mano? Ditemelo voi. Una
cosa pazzesca. Grazie. Che deve essere stato complicato per te. È difficile, sto qui per le donne che non ce l'hanno fatta e per tutte che quelle non riescono a uscire dalle violenze. Sto qui a dar voce a tutte le donne. Grazie. Lo zio di Chico, ne abbiamo parlato tante volte, una grande ingiustizia, un grande ragazzo che cerchiamo di riportare in Italia da quanti anni? Racconta. Mettiti qua. Da ormai 22 anni. Io, se sono qui oggi, voglio ringraziare innanzitutto Matteo e poi anche Nicola che mi hanno dato questa grande opportunità per parlare ancora una volta di Chico Forti. Chico Forti... Forti... di nome e di fatto sta scontando una pena per un delitto che non ha mai commesso, ma questo è un'altra storia, penso che la conosciate tutti. Ora, 2 anni fa ha chiesto al governo italiano di poter rientrare in Italia anche come detenuto attraverso la convenzione di Strasburgo. Il ministro degli esteri Di Maio si è attivato e l'anno scorso a Natale è riuscito ad ottenere la firma del governatore della Florida per avere il suo consenso per il rientro in Italia. Poi la competenza è passata alla ministra della giustizia italiana Marta Cartabia, che ho incontrato l'altro giorno e che mi ha assicurato che il ministero si attiverà per far rientrare Chico Forti al più presto, facendo la dovuta pressione anche presso le autorità americane. Ora, per Chico Forti, ogni giorno è lungo dopo 22 anni passati in quelle condizioni. E allora io chiedo alla Lega, anche come forza di governo, di tenere alta l'attenzione e di affiancare questi due nostri ministri affinché gli amici americani non rallentino ancora troppo questo trasferimento in Italia, perché Chico Forti ormai è allo stremo e la sua resistenza ha dei limiti. Quindi se c'è oggi una cosa che potrà rincorarlo, rinforzarlo e dargli ancora la forza di fare questo ultimo tragitto per finalmente rientrare tra la sua gente, nella sua patria, vicino alla sua famiglia, ai suoi amici, ecco, io credo che la mia preghiera in questo senso. Grazie Lega, grazie a te Matteo, grazie anche al mio governatore che mi ha portato qui e grazie a tutti che mi sostenete in questa causa che ormai la portiamo avanti da oltre 2 decenni. Grazie. Grazie, Danita. Sei referendum che sono l'unico modo. Dov'è Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale? Maurizio, vieni qua su. Sei referendum che non sono ancora stati presentati neanche al 100% e già l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha detto che siete degli eversori, che è una cosa ancora quanto dura. Non sono ancora stati votati, ovviamente stiamo discutendo. Cosa succede? È l'unico modo per poter riformare la giustizia in questo paese? Ma è l'unico modo per riformare la giustizia in questo paese, visto che da 30 anni cerchiamo di farlo e di sollecitare il Parlamento. Referendum nell'86, l'80% dei cittadini dice sì alla responsabilità civile del Parlamento, il giorno dopo, contro la Costituzione, il Parlamento nega quello che era il voto dei cittadini, tradisce il voto dei cittadini. Ma oggi quello che ci dice l'Associazione Nazionale Magistrati è di stare attenti,
perché devono avere quello giallo, dove l'hai trovato? Da parte loro, la mia città, a Pesaro. Io ce l'ho tutte, solo queste non ce l'ho. Perché questa l'abbiamo fatto noi a Pesaro. Qui c'è un tentativo di una parte della magistratura, quella organizzata, quella delle correnti, di mettere a tacere i cittadini. Perché noi non diciamo che abbiamo ragione, noi diciamo facciamo un dibattito pubblico sulla giustizia e non nel chiuso del Parlamento, e poi facciamo votare i cittadini come prevede la Costituzione. E questa volta, grazie al fatto che Matteo Salvini ci ha messo la faccia, la Lega si è impegnata in questa campagna, noi sappiamo che il giorno dopo del voto, che vinceremo, perché abbiamo ascoltato tre delle migliaia di vittime della giustizia. Noi abbiamo ogni anno 1000 italiani che vengono risarciti perché qualcuno gli ha fatto del male. Oggi abbiamo 22.000 cittadini italiani in carcere che non sono stati ancora condannati e che diversi di loro saranno liberati e risarciti. A spese di chi? A spese ancora una volta di tutti noi. Voglio dire un'ultima cosa. Questa cosa dell'Associazione Nazionale Magistrati non è grave, è gravissima. E non è gravissima contro il referendum, è un attacco alla democrazia. Perché? Perché il referendum è previsto dalla Costituzione. E allora il presidente del Consiglio del CSM, il presidente della Repubblica Mattarella, deve intervenire. Il silenzio del presidente Mattarella in questi anni sulla giustizia è qualcosa di incomprensibile. E allora dobbiamo, a partire dal 2 luglio, la Lega, il Partito Radicale, tutti coloro che si stanno in questi giorni aggregando a questa campagna, è più facile fare l'elenco di chi non è d'accordo: il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Noi siamo sicuri che la maggioranza degli elettori del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle è d'accordo con noi. Ecco perché i loro dirigenti non vogliono questo dibattito pubblico, sono contro questa raccolta delle firme. Perché è importante la giustizia? Guardate, riguarda ciascuno di noi. Abbiamo ascoltato il poliziotto, abbiamo ascoltato la mamma di famiglia, potremmo ascoltarne migliaia. L'altro giorno ho sentito a Radio Radicale l'ex sindaco di Caserta, una vicenda giudiziaria assurda, assolto. Dopo 4 anni si presenta un carabiniere a casa e gli dice che hanno dimenticato la cimice nella macchina. Ma questa è roba che non si può tollerare e noi non la tolleriamo. Ecco perché io avevo ringraziato Matteo dicendogli anche che aveva avuto coraggio. Adesso si capisce perché aveva avuto coraggio, perché ci sarà una reazione. Sarà una reazione molto dura. E allora vogliamo sapere dalla NM come ci vogliono fermare. Lo vogliono arrestare? Ci vogliono arrestare tutti? No, noi il 2 luglio saremo nelle piazze di tutta Italia a raccogliere queste firme e continueremo a chiedere al Presidente della Repubblica che sulla giustizia ci sia una sua parola. Bene. Perché col suo silenzio non sappiamo cosa fare. Grazie. Grazie. Onorevole Borgiano, un attimo, venga qui che vediamo insieme il video. Dobbiamo vedere un video e poi le faccio subito la domanda. Onorevole Borgiano. Facciamo vedere subito il video. Vieni giù, Daniel, Giulia, vieni giù.
Allora, onorevole Congiano, uno dei sei referendum riguarda la separazione delle carriere. E sono tutti e sei importanti, ma questo ha un valore simbolico fortissimo, insieme alla responsabilità ovviamente diretta dei magistrati. Perché la separazione delle carriere è così importante? È importantissima la separazione delle carriere, perché secondo me è l'unica vera profonda riforma che può cambiare veramente qualcosa. La giustizia, lo dico a tutti, riguarda ciascuno di voi. Vedo in prima fila le donne. La giustizia vi riguarda, vi riguarda voi personalmente, riguarda quando andate a denunziare e si dimenticano di voi. Per anni, guardate, in pochi minuti vi devo segnalare quello che è successo. Per anni è stato detto che la magistratura è l'unico potere immacolato, l'unico potere al quale dare fiducia, nel quale riporre speranza. Sapete perché la bilancia è il simbolo della giustizia? Perché si pensa che il magistrato, chiuso nella sua stanzetta, quando giudica, deve soppesare i due piatti della bilancia. In un piatto ci sono le prove a favore dell'accusa, nell'altro piatto le prove a favore della difesa. Se non che piano piano è emerso che forse su quella bilancia a volte c'è altro. È emerso ultimamente che esiste un gioco, il gioco delle correnti nell'ambito della magistratura, un gioco di scambio di favori. Si dirà riguarda pochi magistrati, può darsi, ma basta un magistrato per fare dei danni enormi. E allora vi faccio un esempio: se io sono in un'aula di giustizia, perché ciascuno di voi deve sapere queste cose e andarle a raccontare, se io sono in un'aula di giustizia, ho dall'altro lato come mio avversario un pubblico ministero che fa parte di una corrente potente, forte, può incidere sulla carriera del giudice, perché può incidere sulla sua promozione. Ecco, io vi chiedo, è legittimo o no temere che sui piatti della bilancia ci sia anche quell'ambito incarico? Ecco perché quando qualcuno viene da me e mi dice io sono innocente, questo mi dà garanzie, io dico a volte essere innocenti non basta, non basta affatto. E c'è chi dice ma io non sono solo innocente, io ho anche prove che lo dimostrano, e io rispondo nemmeno questo basta. Perché devi non solo essere innocente, devi avere la fortuna di non trovare quel magistrato asservito al correntismo. Non basta più essere innocenti. Poi sì, ci sono tantissimi magistrati che fanno il loro lavoro per bene e noi dobbiamo fare questi referendum nel loro interesse, nell'interesse di questi magistrati. C'è qualcuno che mi dice, ma la legge tutto sommato si applica. Come si fa a non giudicare in maniera corretta? Attenzione, questo è un altro equivoco, la legge si interpreta, non si applica. Ed è chiaro che quando si interpreta c'è un margine di discrezionalità. E c'è un grande esperto che dice che ultimamente è capitato che nelle interpretazioni i giudici hanno messo la loro sensibilità politica, hanno messo anche la loro appartenenza alle correnti. Sapete chi l'ha detto? Luca Palamara, mettetele sul vostro comodino, questo libro terribile, questo libro che si chiama Il Sistema, ma che io chiamerei La Confessione. In quel libro c'è qualcosa che riguarda anche noi, perché io lo voglio dire, negli ultimi mesi spessissimo noi abbiamo fatto avanti e indietro dalla Sicilia. Abbiamo fatto avanti e indietro dalla Sicilia non solo per ragioni elettorali, abbiamo fatto avanti e indietro dalla Sicilia perché ci sono dei processi, rispettiamo i giudici, ma sappiate che su questi processi c'è qualcosa che va approfondita. In particolare proprio Palamara, parlando con un altro magistrato che diceva che Salvini aveva ragione nella propria posizione nei confronti dell'immigrazione clandestina, Palamara non ha detto non condivido, ha detto sì, hai ragione, ma dobbiamo attaccarlo lo stesso. Questo è un fatto di una gravità inaudita. E allora per concludere voglio dirvi soltanto una cosa, grazie mille, che oggi ho sentito quello che si diceva prima del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e sento tante persone dire state dichiarando la guerra ai magistrati.
No, non stiamo dichiarando la guerra ai magistrati indipendenti, non stiamo dichiarando la guerra ai magistrati che non hanno alcun timore di essere sempre dalla parte della correttezza. Vedete, c'è un magistrato che viene ricordato sempre in TV, vediamo se qualcuno indovina chi è che viene ricordato, perché è uno dei più grandi magistrati della storia. Falcone! Circa 30 anni fa ha detto questa frase, e qui rispondo alla domanda di Corvo, un magistrato che ha detto: il PM non deve avere nessun tipo di parentela con il giudice e non deve essere, com'è invece oggi, una specie di paragiudice. Non l'ha detto un avvocato, non l'ha detto Salvini, non l'ha detto Turco, l'ha detto un grande magistrato 30 anni fa, l'ha detto Falcone. Grazie, grazie onorevole, buongiorno. Salvini. Io volevo presentare, Nicola, in anteprima, questa è la notizia, una notizia giornalisticamente parlando, per i giornalisti, i cameraman, i fotografi che sono rimasti come voi, 2 ore sotto 40 gradi all'ombra, fatevi un grande applauso perché oggi è veramente stato un esempio di pazienza, passione, bellezza, costanza e democrazia. Caldi caldi, sfornati, adesso ve li mostriamo a telecamere, teleobiettivi e soprattutto ai vostri occhi di donne e uomini liberi, perché in Italia la sovranità appartiene al popolo, così c'è scritto. I referendum sono un trionfo di libertà e di democrazia. Guai a chi minaccia italiane e italiani che sono gli unici padroni di questa splendida terra. E in anteprima i moduli per i referendum, per questi 6 referendum di giustizia che dal 2 luglio preparate il conto alla rovescia, da venerdì 2 luglio, poi sabato 3, domenica 4, lunedì 5, abbiamo solo 2 mesi, 2 mesi un po' difficili, 2 mesi un po' complicati, luglio e agosto. Se 1 milione di italiani eserciteranno il loro diritto alla bellezza, alla libertà e alla giustizia, offriremo ai nostri figli un paese veramente più bello, più libero e più giusto. Aspettiamo tutti voi a firmare. In chiusura di questo splendido pomeriggio, io ringrazio e invito a venire sul palco Oara Borselli, fatele un grande applauso. Oara che ogni giorno combatte anche sui social contro qualche fenomeno da tastiera e che è venuta qua gratis per passione e convinzione, il doppio dell'applauso per te. Ringrazio Nicola, ringrazio voi e poi se qualcuno, una riflessione finale, bella, libera e giusta. Abbiamo vissuto 1 anno e mezzo di paura, di morte,
e per portare alto l'onore di questo paese anche a nome di chi questo stramaledetto virus ci ha portato via, non abbiamo il diritto, ma abbiamo il dovere di combattere più forte di prima. Salute, lavoro, famiglia, bellezza, sicurezza. Sicurezza vuol dire che se chiedi il Green Pass agli italiani per andare a teatro, al ristorante, la smetti di far sbarcare migliaia di clandestini di giorno e di notte, di farli entrare in Sicilia, a Ventimiglia, a Trieste, in Calabria, in Sardegna. La legge deve essere uguale per tutti. La legge uguale per tutti vuol dire, ringraziando i lavoratori di IKEA, che le tasse che pagano gli artigiani italiani, i commercianti italiani, gli imprenditori e i professionisti italiani, le devono pagare anche le multinazionali straniere che vengono qua a fare miliardi e che qua devono pagare le loro tasse. Abbiamo parlato di disabilità, perché il bonus del 110% non serva solo ai condomini e alle aziende, ma serva anche ai sindaci per abbattere le odiose barriere architettoniche che rendono invivibili le nostre città. Vuol dire turismo, vuol dire sviluppo economico, vuol dire infrastrutture, vuol dire bellezza. In ogni città italiana noi ci giriamo, ieri ero a Venezia, lunedì sarò in Calabria, noi ovunque ci giriamo vediamo il bello, vediamo storia, cultura, musica, arte, cucina, teatro, tradizione. Dopo il Covid la politica non ha il diritto, ma ha il dovere di essere unita, veloce, concreta, efficace. E per questo, perché questo ci chiedono gli italiani, non divisioni, perdite di tempo e litigi, ma unità, concretezza e compattezza, insisto e arriverò all'obiettivo, perché sono un testone, a chiedere a tutti gli amici del centrodestra di metterci insieme per aiutare l'Italia e gli italiani, di lasciare da parte gelosie, egoismi, steccati, divisioni e di unirsi. Il meglio delle idee, delle tradizioni, dei valori, delle culture, con una carta fondativa di valori comuni che mettano al centro la famiglia, l'orgoglio, l'impresa, la libertà di cura, la libertà di educazione, la libertà di parola, la libertà. Un centrodestra che mette al centro il futuro, lo sviluppo, la famiglia e soprattutto la libertà, che è un bene indisponibile che abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli. Quindi libertà, libertà, libertà. Vi ringrazio, vi abbraccio uno per uno e non so se si possa fare organizzativamente, ma chi se ne frega, tanto facciamo le cose come vengono. Se qualcuno ha ancora 10 minuti di tempo prima di andare a prendere il treno, l'autobus o la macchina, e ricordo ai colleghi giornalisti che mentre altri partiti, altri sindacati, per portare alcune centinaia di persone in piazza gli devono pagare il biglietto del treno, dell'autobus, oggi queste migliaia di persone che sono arrivate da tutta Italia sono venute pagando di tasca loro, perché per loro la politica è passione e non è interesse. Fatevi l'applauso infine di questa manifestazione, perché siete voi il cuore, la forza, la testa di questo paese. Se qualcuno vuole fare una foto, però non la fa sotto il palco, se avete la voglia e la pazienza di mettervi in fila alla vostra destra, dove entravano ministri e parlamentari, siete voi che entrate e la foto la facciamo sopra il palco, perché la Lega, i protagonisti della politica sono 60 milioni di italiani. Grazie, grazie e ancora grazie a tutti voi. Vi voglio bene.